Bella a tutti raga, bentornati in questo fantastico nuovo episodio della carriera allenatore Extreme con il Brescia di Carletto Mazzone. Sono pronto per terminare questo calciomercato e voglio puntare con nuovi giovani per la rosa, nuovi giovani per questa Champions League. Voglio puntare su di loro, non è detto che faranno la differenza in questa squadra, ma c'è bisogno di nuovi giovani per continuare, o meglio, per sognare in Champions League. Quindi ragazzi, allora, la prima cosa da fare in questo momento è andare nell'ufficio e poi naturalmente la seconda è ringraziarvi di cuore per le tante visualizzazioni ottenute nello scorso episodio e nelle nuove serie che state seguendo alla grande. Grazie mille ragazzi. Allora, dopo Kimpembe andiamo a prendere un altro giocatore. È un altro giocatore che appartiene alla Ligue 1, DHB, giocatore che vuole anche l'Inter. È un giocatore che, senza gli aggiornamenti, perché questa carriera allenatore è iniziata a settembre, quindi non ha gli aggiornamenti di questi qua recenti, 2 milioni e 6 per lui, quindi voglio dirvi che comunque è piuttosto deboluccio, sarà sul 70 su per giù, però sale tanto. Oltre a DHB voglio andare a prendere altri giocatori, voglio puntare su un portiere, vorrei puntare su Gabriel, portiere del Milan, che però qua è andato alla Aston Villa, è appena arrivato, quindi niente, Gabriel ciaone, però ne altri due, tranquilli. Allora, oltre a Gabriel, vorrei puntare a questo punto su Sepe. Potrei puntare su Sepe oppure su un altro che appartiene all'Inter. Quindi, la prima cosa che andrei a fare è andare a cercare se Sepe sta ancora nel suo posto. Sì, sta ancora al Napoli, anche se ha già 27 anni. E sì, non è il top. Sinceramente, forse mi sa che la scelta giusta potrebbe ricadere sul portiere dell'Inter, che adesso vi spiego. Allora, andiamo a prendere Di Gennaro. Perché? Perché secondo me Di Gennaro non è poi così tanto male, anzi tutt'altro. Di Gennaro sale abbastanza e potrebbe essere il nostro secondo portiere perfetto per affiancarlo a Meret che lui scade di contratto, che sale davvero davvero tanto e poi comunque fa delle prestazioni da urlo, manco cicciolina. Va bene ragazzi, allora andiamo avanti e con 1,8 milioni cerchiamo di prendere Raffaele Di Gennaro. Oltre a lui andiamo alla grande, puntiamo su altri giovani. E allora vado a puntare su Cornet, un altro giocatore appartenente al Lione, il Lione fantastico naturalmente. Di lui sì, sto parlando di Lacazette, fiore all'occhiello di questo Lione. E proviamo con 6 milioni per Cornet. Se avanzeremo dei milioni, naturalmente li avanzerò, saranno per la seconda finestra di mercato, finestra che si aprirà con naturalmente le vendite, se venderò acquisterò, perché altrimenti qua i soldi non piovono dal cielo. Allora, Cornet niente da fare, quindi proverei ad avanzare una nuova offerta. Proviamo a questo punto con 8 milioni l'offerta per lui. Se non riusciamo a prendere Cornet, io ho delle alternative, anche se punterei troppo in alto. 4 milioni e 2 sono tanti, proviamo 2 milioni e 8 per affrontare l'Inter nella stretta finale a Di Gennaro. DHB ha accettato invece, quindi a questo punto portiamo lo stipendio a 15.000 e la durata è 5 anni. Perché vado a prendere lui? Perché sono preoccupato per Coca-Cola Light. Lui ha richiesto di essere trasferito e quindi, o meglio, non vuole rinnovare. Io ve lo dico già perché è già un paio di volte che succede e quindi mi metto al riparo con un altro giocatore che è DHB. Ancora qua con Cornet non riusciamo ad acquistarlo, quindi cerchiamo di accontentare il Lione. 9 milioni e 500 mila, avanziamo l'offerta, vediamo se riusciamo ad acquistarlo. E allora qua invece, per quanto riguarda Raffaele Di Gennaro, proviamo con 3 milioni e 2. Secondo me è l'ideale, anche perché ragazzi, il giocatore è anche in scadenza. E arriva DHB, nuovo difensore per il Brescia. E arriva un giocatore che secondo me può rappresentare un buon futuro, sempre se sale, perché ragazzi, se non sale non è che si può fare
non si possono fare i miracoli. 3 milioni a questo punto, 3 milioni e 2 per Valzagna. Vediamo se il Palermo accetta, così riusciamo a fare un po' di cassa. Ancora una volta per Cornet non c'è niente da fare, vogliono davvero tanti soldi. Secondo me la butto lì, secondo me vorranno addirittura 15 milioni. Questa è la mia sensazione, anche perché ho sbagliato, ho fatto 1.100.000. Sì, ciaone. No, volevo dirvi che secondo me vorranno tanto e quindi è un po' dura. Allora, direi che avanziamo così, tanto in teoria dovrei adattarlo, esatto. E adattiamo naturalmente il budget stipendi con il budget trasferimenti, che si adatta quando tu vai sotto zero. Vabbè, ma ormai penso che lo saprete guardando tutti gli episodi delle mie carriere. Vediamo, 2.9. Io ragazzi, sapete cosa vi dico? Che lo accetto e così guadagno un po' da Valzagna, che comunque abbiamo pagato molto meno. Ancora rifiutano, però intanto abbiamo accettato, hanno accettato per Di Gennaro, l'Inter ha accettato e quindi di conseguenza possiamo andare ad acquistarlo, perché ragazzi, perché naturalmente abbiamo un secondo portiere adatto alla nostra squadrona di giovani. 10 milioni per lui, proviamo con 10 milioni per Cornet e a questo punto ragazzi prendiamo Di Gennaro. E io vi ricordo come al solito che vi aspetto nella pagina Facebook Pquadro, perché naturalmente lì dentro potete contattarmi, potete scoprire in anteprima tutti gli episodi e potete votare i talenti sconosciuti per la rosa che sto facendo. Occhio, occhio, un'esclusiva solo della pagina Facebook. Abbiamo venduto 25 milioni. Abbiamo venduto il nostro giocatore, però 25 milioni sono troppi per Cornet e quindi punto in alto. Ragazzi, punto in alto. Voglio andare a prendere Piazza. Non so quanto mi chiederà la Juve, ma ci provo lo stesso. Se non prendo Piazza, vado a prendere un altro giocatore, un giocatore che sta al Sassuolo, ma dovrebbe essere rientrato alla Roma. Non sto parlando di Pellegrini, perché vabbè, naturalmente lo sapete già cosa devo dirvi di Pellegrini. E vediamo un attimino ragazzi, niente, Piazza, ciaone. Vado a prendere Federico Ricci, un AD, eccolo qui, Sassuolo, ritornato alla Roma, AD che all'occorrenza può anche essere un'ala sinistra, quindi proviamo con 3 milioni per lui e vediamo appunto se riusciamo anche a gestire il suo budget. Va bene, allora direi a questo punto che mancano 5 ore al termine e verifichiamo appunto se termineremo con il botto questo mercato oppure no. E attenzione, perché qua il Novara vuole Pinamonti, noi accettiamo e Pinamonti se ne va a Novara, guadagniamo qualcosina ancora. Offerta accettata, 3 milioni per lui, per prendere Federico Ricci, però questa volta dobbiamo spostarci nella sezione budget, dobbiamo andare ad correggerlo, come dico bene, e sì, perché 35.000, così siamo equilibrati. Allora andiamo qua invece nell'ufficio, dove diavolo sei? Qua, ufficio, madonna santa quanto va veloce sto joystick, oh. Allora, andiamo nell'ufficio e andiamo a rifare l'offerta per lui, 35.000, andiamo a mettere 35, non 35.5, anche perché i soldi qua non ce li regala nessuno, e mettiamo un giocatore importante della prima squadra. Avanziamo questa offerta e verifichiamo se riusciamo oppure no a terminare questo mercato. Allora, 3 ore al termine, giocatore venduto, abbiamo venduto Pinamonti e arriva Federico Ricci. Sì, terminiamo con il botto ragazzi, perché abbiamo ancora un po' di milioni in cassa, milioni che ci serviranno per la prossima sessione di mercato. E vedo un Dele Alli che se ne va al Liverpool per 49 milioni di euro. Ma attenzione ragazzi, ultimo botto di mercato. Vendiamo Leonardo il Moro Morosini all'Udinese. Lo so, è stato il capitano, ha vinto tante battaglie con noi, ma ormai abbiamo Oliver Torres che è veramente fortissimo e punteremo su di lui al posto di Morosini. Tranquilli ragazzi, è sempre un Brescia super competitivo.
Allora, direi che possiamo andare a vedere il resoconto della squadra primavera, aggiornamenti, bla 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 bla. Andiamo a vedere l'aggiornamento mensile, vediamo se c'è qualcuno, anche se sono scarsissimi. Federico Gasperoni, ma chi ci trovi? No beh, questo Ferrari potrebbe essere interessante. Poi, vediamo appunto il resoconto. Sì, ci sta, Alessandro Ferrari ci sta. Ci sta. Poi direi di offrirgli il contratto, anche perché ragazzi non ne abbiamo tantissimi di giovani della primavera, e questo Giuseppe Esposito è tantissima roba, finalmente qualche giovane intrigante per la nostra cantera, o meglio per la nostra futura prima squadra. E anche Fontana, sì, anche Riccardo Fontana potrebbe fare al caso nostro, quindi offriamo il contratto pure a lui e abbiamo nuovi giovani. Ora ragazzi, direi che è arrivato il momento di andare, sì va bene Sampaio non rompere le scatole, è arrivato il momento di andare a fare un bel resoconto del nostro calciomercato. Quindi scendiamo qua in cronologia dei trasferimenti, non tutti i club ma il nostro club. Arriva Di Gennaro dall'Inter, nuovo secondo portiere per il Brescia. Poi, oltre a lui, andiamo a prendere anche Diakabi dall'Olympique Lione per 2 milioni e 600 mila. Vendiamo Valzania al Palermo per 2 milioni e 900 mila, quindi facciamo un bel surplus. Vendiamo anche Morosini, e qua è tanto surplus perché riusciamo a venderlo a 5 milioni di euro. In compenso però compriamo Federico Ricci dalla Roma per 3 milioni. Vendiamo Pinamonti per 1 milione e 700 mila, un giocatore preso a meno. Poi Kimpembe preso dal Paris Saint Germain, un bel difensore titolare. Di Marco viene venduto per 1 milione e 300 mila al Pescara. Prendiamo Pellegrini dalla Fiorentina per 9 milioni, che si era trasferito dal Sassuolo alla Fiorentina, quindi cos'altro dire. Prendiamo anche Chiesa per 2 milioni e 500 mila, Chiesa che però non sale tanto senza aggiornamenti. Vendiamo Mammana a 7 milioni e 500 mila, tanta roba venderlo così tanto. Quindi anche qua ottimo, ottimo guadagno. Compriamo un nuovo terzino sinistro, compriamo Barreca dal Torino, 3 milioni e 500 mila nel giro dell'Under 21. E vendiamo Diaz per 3 milioni e 850 mila, anche qua ottimo guadagno. Romano se ne va in prestito al Taoumoun. Compriamo Driussi, grande giocatore, preso per 7 milioni dal Reims. E poi Federico, no, non lo so, non mi ricordo, Russo comunque se ne va in prestito. Zeturbo venduto alla Fiorentina per 16 milioni di euro, una nota dolente però ragazzi. Arriva Oliver Torres e Chamberlain a parametro zero, due campionissimi pronti per la Champions League. Stagione parte in super salita. Ragazzi, guardate qui il girone di Champions con Bayern, Porto, Brescia e Bruges. Ragazzi, c'è da lottare davvero tanto, perché il Porto e il Bayern sono le papabili vincitrici di questo girone. Quindi noi dobbiamo riuscire a compiere una grandissima impresa. Tra l'altro, due pareggi con le squadre di Serie A per il campionato
italiano. E allora andiamo a mettere i giocatori titolari per affrontare questo Bayern Monaco invincibile di del buonissimo Ancelotti. Quindi Carletto Mazzone, Carletto Ancelotti, due Carletti. E allora andiamo a mettere a questo punto tutti i giocatori titolari. Andiamo a mettere anche lui. Sì, sto parlando di Chamberlain. Sto parlando di Chamberlain e toglierei Pellegrini per Locatelli. Io a questo punto andrei a mettere anche in panca Chiesa, che ha appena un 65. E direi a questo punto che la rosa è praticamente fatta, togliendo Barreca e andando a mettere il nostro terzino sinistro titolare. Sto parlando di Colì. Direi che possiamo metterlo magari in panca. Anzi, mettiamo lui, sì, dai, va bene così. E allora ragazzi, direi che la rosa è pronta. Sono pronto per affrontare il Bayern Monaco. E allora, tanta grinta, da che si va. Ragazzi, quanta emozione! Allianz Arena, Bayern Monaco contro Brescia. Sto parlando con tanta emozione. Sì ragazzi, perché è partito da lontano il progetto carriera allenatore Extreme con il Brescia. Un Brescia che era davvero estremamente debole. Un Brescia che è cresciuto tantissimo. Arriva alla terza stagione approdando in Champions League e affrontando come prima squadra il Bayern, quindi non una squadra semplice, una squadra davvero temibile, con un portiere che si chiama Neuer e, come tutti conoscerete, un portiere davvero fenomenale. E allora partiamo subito con la cronaca. Qui c'è Hakimi dalla destra, cerco di nascondere il pallone tra i piedi. Allora a questo punto il passaggio per Chamberlain, cerco di far salire tutti i giocatori, un po' di Torello, un po' di tiki taka per questo Brescia, numero per i nostri giocatori. Allora a questo punto con Oliver Torres, ancora lui, cerca di mantenere il pallone il Brescia con Chamberlain per Coca-Cola Light. Il passaggio Locatelli, Chamberlain con Mandragora, salgo piano, il passaggio filtrante per Hakimi, viene steso Hakimi, attenzione, qui c'è il fallo. Colì, no, perde il pallone, c'era l'ultimo passaggio che non arriva. Allora a questo punto con Robben. Ragazzi, se vi sta piacendo questo episodio ricordatevi di mettere il like, ricordatevelo, attenzione, Müller, no, l'esterno vincente di Müller, 1-0 del Bayern. Mettete il like lo stesso, anche se ho preso gol. Quindi, cioè, non state lì a dire no, ho preso gol, allora metto il dislike. Ragazzi, qua però non ci voleva questa rete. Non ci voleva. Ambrose, attenzione, proprio lui. E allora riparte qua il Bayern Monaco con Douglas Costa, ancora lui, però sbaglia tutto. E allora riprendiamoci, mettiamo una pezza, 38esimo minuto di gioco con Locatelli, sale il centrocampista del Brescia e qua sale anche Ambrose, però c'è il fallo di Hummels e qua c'è il giallo, giusto questo giallo. E allora ripartiamo qui con Hakimi, bello il tiro, però trova tutta la difesa del Bayern schierata. E allora ripartiamo con Hakimi dalla destra, cerca un giocatore libero e a questo punto trova Chamberlain che la vada a passare a Mandragora. Ambrose libero, Locatelli, la rete del Brescia. Grande Locatelli, liberissimo. Bello anche l'assist vincente di prima intenzione, ma anche di prima, con Ambrose che va a passare il pallone per Locatelli e sblocca il pareggio, 1-1. Douglas Costa, il passaggio per Müller, cerchiamo di contenerlo, non come è successo precedentemente. Müller, ancora lui, contro tutti, Müller è qua. Meret, a questo punto dobbiamo passarla subito con Kimpembe. Il passaggio sbagliatissimo, Kimpembe, che cosa mi fai? Ancora qui, non è possibile. Il 2-1, la doppietta di Müller, non è possibile. È un rapace d'aria pazzesco, non è possibile che prenda il pallone in questo modo. Qua però l'errore di Kimpembe, il passaggio era lungo, l'ha fatto corto. E qua
ci castiga Müller sul 2-1 il Bayern Monaco. Ultimi minuti di recupero, c'è il Bayern ancora in possesso palla, ma riusciamo a metterci una pezza con la difesa del Brescia che c'è. Ragazzi, allora a questo punto io vi direi che dopo questa partita simulerei ancora qualche match e terminerei qui l'avventura di questo episodio, solo questo episodio naturalmente, Ragazzi, a questo punto si simula, fate i bravi, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!